a te e a tutti ciurma e benvenuti Reggi Green in questo nuovissimo e forse probabilmente ultimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like ai video è assolutamente fondamentale, per cui se questo dovesse essere il finale ragazzi e se doveste aver apprezzato questa serie, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo comunque pochi ragazzi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa in effetti l'episodio non è durato tantissimo. Ma perché ragazzi? Perché ho dedotto che ormai siamo particolarmente vicini alla fine, per cui ho detto dedichiamo il tutto per tutto al prossimo episodio. Non sono ancora davvero sicura ragazzi che questo sarà l'ultimo, però ormai ragazzi siamo davvero agli sgoccioli. La volta scorsa con Jin abbiamo lasciato un messaggio di richiesta di rinforzi allo zio, a Lord Shimura, che però sembrerebbe comunque non aver accolto la nostra richiesta di aiuto. Infatti non si è presentato assieme ai suoi guerrieri al porto di Izumi, però chissà ragazzi, cioè alla fine interessa anche a lui riuscire a far fuori il Khotun Khan. Fatto sta che alla fine ragazzi, dopo una conversazione fra Jin e Yuna che ha fatto intendere che comunque fra i due ci sia un particolare interesse, e quindi comunque ragazzi io non lo so, sperando davvero che non succeda niente di tragico e che i due magari possano viversi alla fine il loro amore, vedremo che cosa succederà, ci hanno portati direttamente al porto appunto di Izumi ragazzi, nel bel mezzo della battaglia. Cioè praticamente c'è stata davvero poca premessa, ci hanno fatto soltanto vedere che ci stavamo preparando appunto alla fine a fare questo attacco finale, e di regola comunque Khotun Khan ragazzi a causa della tempesta non può salpare con il suo esercito alla volta del Giappone, quindi ovviamente questa cosa va a nostro vantaggio. E adesso ragazzi siamo nel bel mezzo della battaglia, non ci resta che vedere alla fine cosa succederà. Io sono un pochettino preoccupata, vi dirò ragazzi, perché cioè può succedere davvero di tutto. Vedremo, speriamo non abbiano inserito cose. Ha funzionato. Davvero. Il nemico si riorganizza. Sconvolgente. Non gli lasceremo respiro. Norio guida il resto delle nostre forze sul colle. Lo raggiungeremo e continueremo l'attacco. Ok, perfetto. Quindi la volta scorsa, ragazzi, ci eravamo appunto salutati esattamente qui. Quindi adesso non ci resta che raggiungere Norio e le altre truppe sul colle. Ci sono anche, ragazzi, dei disertori, dei guerrieri di Lord Shimura che hanno deciso di seguire lo spettro. Quindi state tutti bene? Sì, grazie al cielo, sì, per ora. È qui che finirà tutto. Oggi il Khan morirà. Lord Speriamo. Shimura non c'è, lotteremo da soli. Attaccheremo la porta principale. Distrarremo i mongoli mentre ti infiltri all'interno. Sarete sopraffatti. Arrivati fin qui, non si torna più indietro. Non conosco guerrieri più valorosi di voi. Spero di rivedervi. Oh, lascia fare a noi. Ok. Cosa aspettiamo? Nessuna pietà per i mongoli! Forza! Lottiamo per loro! Quindi è così che andrà, ragazzi. I nostri alleati ci danno una mano per infiltrarci appunto nel porto di Izumi. Speriamo in bene, ragazzi. Io davvero ho un brutto presentimento, ma perché di solito sapete, cioè, queste storie qualcosa di tragico devono avere, no? Quindi stai per entrare in una zona piena di nemici agguerriti. Ok, ma effettivamente come dovrei riuscire ad infiltrarmi? Non saprei. Ah, ok, c'è una strada secondaria, giustamente, ragazzi. Cioè, gli è vado nella porta principale, mi sembra un pochettino assurdo, insomma, no? E quindi, ragazzi, dobbiamo infiltrarci appunto nel porto di Izumi. Dobbiamo evitare di farci comunque vedere dai nemici, quindi sfrutteremo comunque questa erba alta per fortuna e niente ragazzi, incrociamo tutto l'incrociabile, restiamo Devo nascosti. Osservare il campo e capire dov'è il Khan. Ok, quindi
Il nostro obiettivo attuale, ragazzi, punto, è il Khotun Khan. E vorrei pure vedere, dopo tutto sto casino, sto macello, dopo tutta la gente che c'è morta, è arrivato il momento di farlo fuori, questo maledetto. Non è più tollerabile il fatto che lui sia qui e che abbia creato tutto questo disastro, ragazzi. In effetti, allora, devo raggiungere un tetto. Il più vicino è proprio questo, però c'è tizio qua. Direi che è il caso che tu... ti volti, caro. Bravo, ecco, va. Chi altro c'è? Chi altro c'è? Ok, arrampichiamoci qui, ragazzi. Oddio, è pieno di gente. È pieno di gente, cavolo. Ho fatto appena in tempo prima che se ne accorgessero. Allora, trovo un punto di osservazione per individuare il Khan. Ho capito, ma su un tetto io ci sono, in effetti. Però mi sa che devo andare oltre quella staccionata, probabilmente, ragazzi, eh. Ai ai ai, questo potrebbe essere un grandissimo problema. Io vado, mi butto nell'erba alta e stiamo nascosti. Il maledetto ovviamente è girato di qua. Come posso fare? Dovrei fare un colpo perfetto con l'arco, ragazzi, ma la vedo dura, perché comunque sono a una certa distanza. Mi chiedo se posso arrampicarmi su questo tetto in qualche modo, ragazzi. Ok, proviamo ad azzardarci a fare una cosa. No, non posso arrampicarmi da qui. Che? Oddio, cavolo, niente, raga, non mi sono accorta. Niente. È un gran bel guaio. Questo è un capo. E niente, raga, devo andare così, evidentemente. Quindi ne mancano due per sbloccare la forma della luna. Ho fatto un lavoro pessimo, come sempre, con lo stealth. Chissà perché non mi stupisce. Fuori un altro. Vabbè, fatevi avanti a questo punto. Vi sto aspettando, insomma. Ok, fuori un altro. Wow. Ok. Aia, puta madre, sti lancieri di merda, come sempre. Sono una spina nel di dietro. Ecco fatto, guarda. Voi scappate se volete, sì, urucche, caracche, cavola. Tanto ormai, ragazzi, c'è disastro per disastro. Ecco qua, guarda. A posto, problema risolto, vedete, ragazzi? Sono stata scoperta ed ecco qua, adesso... La torre di guardia è perfetta, da lì vedrò il campo. È tutto a posto. Ah, perfetto, ragazzi, cioè, ok. Ho sperato fino all'ultimo di fare le cose stealth e invece è andato tutto davvero malissimo. Quindi questa torre di guardia è perfetta. Benissimo, cerchiamo almeno adesso di non farci scoprire, perché ovviamente qua intorno ci sono altri nemici, ragazzi. Ma non farsi scoprire, comunque la vedo dura. Ma non ho più dardi, vero? No, non ho dardi avvelenati, porcaccia miseria. Però questo lo posso assassinare così, guarda, direttamente. Ecco fatto. E tizio qua non si è accorto. Ciao caro. Uno stupido arciere. Ci mettiamo un attimino a farlo fuori. Ed ecco fatto, ragazzi. Vedete, a volte lo stealth mischiato all'assalto può comunque funzionare. Va alla grande. Perfetto. Saliamo su questa torre di guardia e cerchiamo di spiare le chiappone del Khotun Khan. Dov'è il maledetto? Dov'è? Khotun Khan. No! E Tsushima! Senza pietà! No, vabbè, raga. Oddio, nel mio cuore. Nel mio cuore in fondo lo sapevo. Ovviamente poi magari è ancora arrabbiato. Probabilmente ci vuole vedere ancora morto. Però comunque è un bel gesto, ragazzi. Sono contenta, sono veramente commossa e felice. Che bello, davvero bellissimo. Allora, detto, devo raggiungere il maniero. Ok, facciamo fuori questo e facciamo fuori questo, ecco. Risolti i nostri problemi. Qua dentro per caso c'è qualcosa di utile, anche se effettivamente attualmente mi serve fino a una certa. Quindi, benissimo.
quanta bella gente! Ma se io tipo mi arrampico sopra il tetto, no? Non mi posso arrampicare sopra il tetto, vero? Sembrerebbe di no. Cioè, sfiga vuole, ragazzi, che io non abbia neanche più dardi avvelenati. Porcaccia miseriaccia, però magari posso fare altri giri per evitare di essere vista. Vediamo un po', mi butto qua. Non c'è neanche erba alta, ragazzi, a darci una manina. Frecce pieno, ovviamente. Ah, assassinare tutta questa gente, la vedo veramente dura. Ma magari posso fare un altro giro, posso buttarmi in qualche modo. Non credo, ragazzi. Oddio, allora, non ho tipo bombe fumogene, bomba di polvere nera. A questo punto, ragazzi, niente, oh. Cioè, sta bomba di polvere nera serve fino a una certa, in effetti. Allora, io faccio così, ragazzi. Visto che mi avete consigliato di usarla, appunto, è arrivato il momento di usarla, ragazzi. Basta. Sono stufa di nascondermi. Sono o non sono lo spettro? Che fate? Avete paura adesso? Avete paura, merdaccia? Scappano i bastardi, scappano. Oh, annaggiati. Guarda, faccio la stessa identica cosa. Boom headshot, ragazzi. Adoro. Lancio a tua sorella, eh. Boom headshot, signore e signori. Vieni qua, merda. Non ti nascondi. Ah, bello, ciao. Ma ce n'è un altro qui nascosto. Ciao, bello. Ne ho pure per te. Raga, basta. Basta nascondersi. Allora, se dobbiamo dirla tutta, ragazzi, da un certo punto di vista io condivido il codice dello zio. Cioè, l'arrembaggio avanti tutta, io non me nascondo. Però, ovviamente, ragazzi, le uccisioni segrete hanno il loro grosso vantaggio. Ma sono arrivati. Sono arrivati i loro amici? Loro amici? C'è anche un capo qui, ragazzi. Attenzione. Ciao, Bally. Ciao, Bally. Bally, Bally. Ormai non ho più paura di niente. Allora, non l'avete capito. Tua sorella! Maledizione. Quanta gente è arrivata. Lo so che la forma della pietra è più efficace. E c'è bello. Ecco fatto, guarda. Problema risolto. No, 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 non mi farò scaraventare via come un fagiolino. Chiar? Basta, mo, però. Ecco qua, ne ho anche per te, capo. Puzzolente scorreggione che non sei altro. Ecco qua, forza, forza. Parde pallozze. Aia, mannaggia la pupazza. Vieccia, bello. Ecco qua, ecco a posto. Risolto. E ne ho ancora per te, bello. Boh, no, facciamo così, guarda, direttamente. Basta, perché cioè, si è protratta troppo questa storia. Perfetto, ragazzi. Ok, manca una. Un capo, anzi, scusatemi, per sbloccare la forma della luna. Ciao, bello. Ecco fatto. Oh, ecco fatto. A posto. Vuole arrivare qualcun altro per caso? Ok, ho raccolto kunai e provvistine. Provvistine e... Quindi, dove sto andando in effetti? Affronta il Khan al maniero. È arrivato il momento, ragazzi, di essere un po' più aggressive. Perché, cioè, mo basta. Kunai pieno, bombe pieno, ragazzi. Ecco qua, è qua il maniero, ragazzi. Niente. Si va, ragazzi. È arrivato il momento della verità. Punto, basta. Sarebbe bello, ragazzi, affrontare il Khan con nostro zio. Sarebbe troppo bello. Tutta questa morte. Perché tu e tuo zio non vi siete arresi. Vi ho offerto pace e voi volete guerra. Ora la gente del Giappone soffrirà. Non lascerai mai quest'isola. Thank you.
Ragazzi! Vendicherò il popolo di Tsushima! È la resa dei conti! Un capriccio da ragazzino. Oh, porca miseria. È la resa dei conti, ragazzi. Non lascerai mai Tsushima! Aia. Ok. Ecco, la lancia, ragazzi, devo stare un po' più lontana, perché ovviamente riesce a colpirmi anche un po' più a distanza. Regà, è il momento della verità! Già, non ci sto credendo neanche io, sinceramente. Forza, bello. Ti aspetto. Aia. Ok, regà, è che sono talmente incredula che finalmente è arrivato questo momento che mi sto facendo distrarre. Forza, forza, forza! Morirai! Debole. Ma tanto devi crepare, stronzo. Ti sconfiggerò anche oggi, come quel giorno. Ti sbagli! Ti sbagli, pezzo di sterco che non sei altro. Non mi farò sconfiggere di nuovo e non ti permetterò di lasciare quest'isola. Hai capito? Ah! Cos'è? No! No! Mi ha avvelenato, pezzo di merda. Ferma il can prima che scappi via! Oddio, no, regà, greve. E no, mi mettono pure il grossone però. Pezzi di merda. Regà, 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 regà. Questa è terribile sta cosa, è terribile. Mannaggia la miseria. E basta, mo, che cavolo. Niente, tanto ti riprendo, stronzo di merda. Tanto gli arcieri li ammazzo subito. Dov'è? Dov'è? È sulla nave, bastardo di merda. E basta, mo. Non vi permetterò di fermarmi. Mi dispiace. Anzi, no, non mi dispiace. Io vado, ragazzi. Non lo lascerò fuggire. Vi aspetto, merde. Mannaggia la pazza. Venghino, signori, venghino. Mo basta, Ne ho anche per te, merda. Perché se sei un capo ti farò fuori subito. Ok, ragazzi, sì. E sblocchiamo giusto in tempo per il finale la forma della luna. Signore e signori, top. Adoro. Sono contenta di esserci riuscita giusto in tempo, ragazzi. La forma della luna è particolarmente efficace contro i grossoni. Top. Gli attacchi pesanti infliggono danni da barcollamento aggiuntivi. Quindi, ragazzi, finalmente siamo più forti anche contro i grossoni. Giusto in tempo, appunto, per questo finale, ragazzi. Ok, tieni premuto. Ok, R2, premi quadrato per sbloccare la forma della luna. Sta arrivando, ragazzi. Aia, me la so voluta. E kunai è efficace anche contro di lui. Top, adoro. Ah! Ma adesso non lo stiamo affrontando come boss, ragazzi, Famo attenzione. E che cavolo. Scusa, Torniamo a lui. Aia, 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 attenzione, attenzione, attenzione. Ok. Stroncatelo! Ma oh oh, oh oh, grossoni in arrivo, ragazzi. Io ho giusto, giusto sbloccato la forma della luna. E vai, adesso sì, è più semplice, ragazzi, adoro. Finalmente. Finalmente. Ehi. Oddio, mo esplodo. Ah!
No! Non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Cioè, sono stata sconfitta dalle bombicelle. Stroncatelo! Molto bene. E facciamo attenzione agli esplosivi. Venghi anche lei. Aia, tu puta madre. Oh, è buono però. Non vedi, mi sto occupando del grossone. Scusa. È andato a fuoco il vostro amico. Ed eccolo che torna in campo, ragazzi. Torna il Cotton Can. Riscende sul ring. Ma esplodete anche voi però, merda. Ah, effetto anche su di voi, Che bello, adoro. Mentre io evito i colpi, voi esplodete. Ecco qua. Adesso è una passeggiata anche contro i grossoni, ragazzi, adoro. Forza però, forza, mori, c'è pezzo di... Ecco qua, top. Perfetto, ragazzi. Allora, kunai, usiamoli anche contro il Cotton Can. Sono efficaci. Farà male anche a te. È su però, Non abbiamo tutto il giorno. Aia, tu puta madre. Vieni avanti tu, perché già mi hai rotto le palle. Ecco. Bello che è risolto. Ok. Ci siamo, ragazzi. Lancia distrutta. Ok, ok. Uccidete lo spettro. Ha tipo più fasi. Da boss qual è, giustamente. Adoro. Bello, bello. Mi piace sta cosa. Forza, forza. Sì. Toma. Kunai, grandissimi, adoro kunai, ragazzi. Sono così comodi. Non mi darai fuoco con la tua spadina di merda. Ecco qua, te già t'ho sistemato, così ti levi dalle scatole. Viecce, bello, viecce, forza. Viecce. Sì. Dai. Oh oh, solo scudo? Qualcun altro verrà dopo di me. Sì! Ricorderanno di noi per sempre. No, voi sarete dimenticati. Che ha? Questa è tua. Ragazzi,
Ok. Fermi ragazzi. Ok, c'è altro. Giustamente, perché sto vedendo che finisce così, ci faranno vedere qualcos'altro. Sono troppo emozionata, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Finalmente. Il Cotton Khan è morto. Gli abbiamo impedito di arrivare in Giappone. E quindi adesso siamo liberi, finalmente. La guerra è finita. Pensavo che avremmo incontrato nostro zio lì, sinceramente, che pensavo che in qualche modo li avrebbero fatti combattere insieme alla fine. Invece no. Quindi vedete, è per questo che poi ragazzi sti giochi comunque ti stupiscono, perché non sempre vanno come ti aspetteresti, no? E questo è il bello. Quindi recuperiamo un attimo di fermezza mentale e vediamo adesso che succede. Non ci resta che seguire Yuna, ragazzi. Siamo tornati al tempio di Jogaku. Il Khan è morto. Ma resta ancora l'esercito. Non saremo al sicuro finché non lo rispediamo in mare. E quando ci riusciremo, cosa accadrà? Avremo una nuova vita. Un tempo sapevo come sarebbe stata. Ora non so più nemmeno chi sono. Una brava persona. Una grande guerriera e un'amica leale. E una ladra. Quello è il passato. In futuro potrai fare scelte diverse. Vero. Ok, ragazzi, quindi non è finita qui così, perché in effetti ci sarebbe il resto dell'esercito. Non possiamo restare qui. Mio zio verrà a cercarci. No, non verrà. Perché? Dopo la battaglia ha inviato un messaggero. Un'offerta di pace? Vuole vederti alle acque tranquille sotto l'albero dalle foglie rosse. Il lago di Omi. Da piccolo mi allenavo lì con lui. Ti accompagno. Devo affrontarlo da solo. È tutta la mia famiglia. Lo so. Fa ancora male pensare a Taka. L'odore di fumo dei suoi capelli. La risata composta. Le volte che si infuriava perché bevevo troppo. Per tutta la vita è stato parte di me. E ora sono sola. Non sei sola. Ci sono io. No. Uno spettro che appartiene a tutti. Regà. Allora, qua finisce un cielo blu eterno, uccidi il Khan e ferma l'invasione mongola. Ok, ma adesso, ragazzi, acquisiamo un altro punto tecnica ed è un momento cruciale perché nostro zio ci vuole vedere. E tra l'altro in un posto che per loro era estremamente importante e significativo. Non so se lo finiremo oggi il gioco in effetti. Pensavo che una volta ucciso il Khan si sarebbero risolte insomma le varie cose e sarebbe finito. Invece a quanto pare mi sa che non è neanche oggi il finale. Ma vediamo ragazzi, perché io comunque voglio assolutamente andare ad incontrare il nostro zio. Il racconto di Lord Shimura. Il Khan è sconfitto, ma c'è un'ultima questione personale da risolvere. Lord Shimura vuole incontrarmi al lago di Omi sotto le foglie rosse dell'albero di famiglia. Devo affrontarlo, non voglio più fuggire. Questo ragazzi è assolutamente importante. Quindi adesso non ci resta che tornare esattamente qui ragazzi al villaggio di Omi. Ci permettono di fare il viaggio rapido. Sono agitata ragazzi, perché non so cosa aspettarmi a questo punto da mio zio. Non lo so. Raggiungi la vecchia arena di allenamento sul lago di Omi. Non so cosa aspettarmi sinceramente. Sono molto agitata perché comunque ci tengo moltissimo al loro rapporto. Cioè, si volevano un gran bene ragazzi. Cioè, Lord Shimura voleva... Che cavolo succede qua? Oh, che cavolo fai? Pezzo di merda, che cosa stai facendo? Oddio. Ah vabbè, l'orso adesso se la prenderà con me. Ma ti ho salvato la vita caro. Io te ti passo sopra. Quindi stavo dicendo, cioè Lord Shimura ragazzi voleva addirittura adottarlo come un figlio. Non è uno scherzo Ma che fate pezzi di merda? Date ancora fastidio alla gente del posto? Davvero? E allora mi tocca affrontarvi, scusate. Cioè non è che starò qui a guardare.
Ecco fatto. Chi altro vuole farsi avanti? Forza, forza, coraggio. Ecco fatto, neanche per te. E neanche per te, ovviamente, anche se sei un capo. Me la vedrò con te comunque. Luridone. Che cavolo andate facendo ancora? Io non lo so. Quanto sono stronzi, ragazzi. Cioè, non si arrendono. Il vostro capo è morto. Capite? Dovreste sparire. Ecco qua. A posto. Oh, perfetto. Risolta la questione. Liberiamo sta poveretta. Sì, sì, sì. A posto, a posto. Si diceva che foste morto insieme al Khan. No. Sono felice che non sia così. Lord Sakai, pensavo vi avessero ucciso. Non ancora. Ma ci provano in molti. Come non ancora? No. Sei salva. Va pure. Sono o non sono lo spettro? Devo dirvi una cosa. I mongoli sono accampati nel vecchio forte di vostro padre. Fu incendiato durante la ribellione di Yarikawa. Le mura sono deboli. Saranno indifesi. Ok, vabbè, una cosa di cui ovviamente... Oddio, sto povero orso. Mi ha ammazzato pure l'orso, che bastardi. Vabbè, comunque ragazzi, raccogliamo ste due robe che hanno rilasciato questi scemi. Ok, ho preso solo dei kunai. E quindi stavo dicendo, prima che ci interrompessero i mongoli maledetti, che Lord Shimura voleva addirittura adottarlo, ragazzi. Cioè, voleva farlo risultare suo figlio, suo erede. Cioè, quindi c'era davvero... un grande affetto, un grande rapporto. Quindi a me è dispiaciuto tantissimo quando si sono allontanati e si è creata questa crepa fra di loro. E quindi adesso sono molto preoccupata perché comunque quando abbiamo sentito parlare Lord Shimura... Lord Shimura di Jin... Ah, non nominarlo in mia presenza... Cioè, deve avere quello che si merita, robe del genere. Cioè, raga... È roba seria, capite? Ecco fatto. A posto. Due cappelli di paglia di merda. Andate ancora in giro, pure voi. Che c'è qua dentro? Vediamo un po', hanno ucciso sto poveretto. Provviste per 44, perfetto. È già tipo la terza volta, ragazzi, che ci interrompono. Io non vedo l'ora di arrivare, anche se sinceramente ho un po' paura di arrivare, se devo dirla tutta. E niente, loro continuano a interromperci. Qua c'è altra gente, cioè basta ragazzi, non ho più tempo per voi, che palle. Aquile mongole, i mongoli hanno un valido alleato in cielo, se le loro aquile ti vedono allerteranno i nemici in vicinanza. È tanto piacere alla ceppa. Non ho tempo da perdere con voi, c'ho questioni di famiglia importanti, allora non l'avete capito. Niente ragazzi, io attraverserò qui e dai, fra animali e mongoli qua non la finiamo più. Che palle, comunque sono molto vicino ormai, ragazzi. Facciamo un lungo respiro. Oddio. E che cacchio ci fanno questi qua? Ehi, salve. Sì, tanto ne ho anche per voi, non vi preoccupate. Ah, ha dato fuoco all'amico. Un genio del male, guarda. Ecco, via qua però, mannaggia a te. Ecco qua. Fuori uno. Ormai, cioè, raga, ma sono dappertutto questi. Ma peggio di prima, eh. Peggio di prima. Che cavolo. Oh, ecco fatto. A posto. Posso arrivare da mio zio? Per la miseria che ormai sono arrivata. Richiamiamo il nostro Kage e vediamo di riuscire a raggiungere questo benedetto albero rosso. Dov'è? Ah, è di là, credo. No, ci siamo, ragazzi. Non so se sono pronta. Io Lord spero Shimura solo in bene. Come lo aspetterò non sulla banchina. Aspetta tuo zio sulla banchina. Va bene. Speriamo non impieghi troppo. Sono agitata, ragazzi, sono agitata. Jin. Zio. Non pensavo che saresti venuto. Io pensavo fosse un flashback. Dovevo parlarti.
Se collaboriamo, possiamo scacciare ciò che resta dei mongoli e ricostruire casa nostra. Non è compito tuo. Lo Shogun ha sciolto il clan Sakai. Adesso non sei più un samurai. Ho sacrificato tutto per la mia gente. E lo rifarei subito. Arrivano nuovi samurai a rimpiazzare i caduti. Occuperanno la tua terra e la tua tenuta. Oh. Ho perso tutto, in pratica. Devo dire addio alla mia casa. Vieni con me. Oh Gesù, ragazzi, oh cavolo, 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 cavolo! Io pensavo, cioè, visto come stanno vestiti, pensavo fosse un flashback, invece no. Che palle, ragazzi, che palle. Niente, lo Shogun in pratica ci ha privato di tutto, del titolo, delle terre, della casa, di qualsiasi cosa. Quindi, cioè, quello che ho fatto io per cercare di aiutare comunque la gente, per cercare di salvare tutti, non conta una ceppa. Semplicemente perché? Perché non è agito la samurai. Ho capito, ma non mi toglie tutto, scusa. Invece no, ha sciolto il clan Sakai, ragazzi. Adesso siamo niente, in pratica. Va bene. Seguiremo nostro zio. Io non so lui cos'altro avrà da dirci ormai. Sono molto amareggiata, ragazzi. Non mi aspettavo sta cosa. Per niente. Per niente. Cioè, continuano a succedere cose che non mi aspetto. Sarai ancora Gito di Tsushima? Sì. Lo Shogun vuole che addestri i suoi guerrieri contro i mongoli. Bene. Si fermeranno solo con la conquista dell'intero Giappone. Passerò il resto della mia vita a impedirglielo. Avrei voluto affrontarli insieme a te, come padre e figlio. Puoi risposarti e creare una nuova famiglia? Sì, suppongo di sì. Quindi non si può più fare nulla, ragazzi, non si può più fare un cavolo. Pare mi serva una mano. Ehi, ti aiutiamo noi. Non disturbatevi, signori. Sciocchezze. Non ci riesci da solo. Non lo so, cioè, raga, c'è un'amarezza in corpo. Troppo gentili. Il fango è più denso di quanto sembri. È un carico pesante. Dove sei diretto? A Jogaku. L'esercito dello spettro è lì. Ha un esercito? Non lo sapete. Salperà per le steppe mongole sulle ali di una tempesta e darà alle fiamme le loro case. Un grande obiettivo. Questo è tutto ciò che posso offrirgli. Spero sia utile. Prosegui pure per la tua strada. Grazie, signori. Jogaku è molto distante da qui. Fai attenzione al fango. E ai mongoli. Certo. Non so di che parlava. Non ora. Seguimi. Io non ci sto capendo una mazza, ragazzi. Cioè, sono troppo scioccata e sconvolta per mettere due pensieri uno appresso all'altro. Cioè, adesso è tutto così triste, che cavolo. Non ho un esercito. Ogni giorno sempre più gente si unisce a voi. Lo Shogun è preoccupato. Tanto quanto me. Non c'è nulla da temere. Che farà la gente all'arrivo dei nuovi clan? Si inchinerà ai samurai? O li tradirà in nome dello spettro? Non permetterò che accada. Mi ascolteranno. Il mio soldato più fidato si oppose davanti a tutti. Così la gente ha imparato a disobbedire ai capi. Cosa ti fa credere che i tuoi seguaci ti obbediranno? Scendi da cavallo. Andiamo a piedi, Jim. Ma quindi adesso mio zio che vuole? Di preciso. Cioè, che possiamo risolvere adesso? Cioè, mi è stato tolto tutto. Mi è stato tolto il titolo. Non valgo più niente. E inoltre vengo anche visto come nemico. Tra l'altro, è possibile minaccia. Quindi... che facciamo? Il cimitero di famiglia.
dove riposano 7 generazioni di Sakai, compresa tua madre. E mio padre. Onoriamo i defunti. Ok. Non lo so, ragazzi. Boh. Fa sentì così... boh, male tutto questo. Mi mancherà. Anche a me. Lo Shogun ti ha dichiarato un traditore. Ti ha ordinato di uccidermi. Lo spettro è un bandito. Ha insegnato alla gente a sfidare i comandanti. Per potersi difendere. Col veleno. Un dono che desti al nemico. Dovevo impedirti di mandare altra gente a morire. Tu non hai onore. E tu ne sei schiavo. Eri mio figlio. Ora la dinastia Shimura deve continuare senza di te. Con una nuova famiglia. E il costo è la mia testa. Prenderla è la mia punizione. No, raga, no, no! Cavolo! Il nostro ultimo giorno. No. È bellissimo. E ora le ultime parole del clan Sakai e del clan Shimura. No, raga. Cioè, sta cosa è devastante. Io no. Cioè, raga, continuano a succedere cose che non mi sarei aspettata. Cioè, tipo una cosa del genere. Cioè, tipo una cosa del genere. Che mi state dicendo? Che mi state dicendo? Cioè, lo Shogun vuole la testa di Jin Sakai ed ha affidato suo zio il compito di prenderla. Cioè, io non ce la posso fare, raga. Non ce la faccio. Cioè, passi potenti, mano che crea, io direi occhi presenti. Dolore terribile. Mamma mia, meraviglia. Qui è l'addio. Ma che cavolo. Occhi presenti.
Il fato ci divide. Qui è l'addio. I tuoi genitori saranno sempre con te. Sì, zio. Ti addestrerò. Diventerai il miglior guerriero nella storia del clan Sakai. Ti crescerò e sarai mio figlio. Sei pronto? Sono pronto. No, raga, io mi non rifiuto. Voglio farti del male. Che maledizione. Io mi rifiuto. Come posso fare una cosa del genere? Come posso? No, raga, no, io non posso fare. Cioè, alla fine succederà questo. Alla fine dovrò uccidere mio zio. No. No. Che cavolo. No, raga, io non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Hai straziato per sempre il mio spirito. Uccidermi lo strazierà ancora di più. Non voglio farti del male. Non ce la posso fare, raga. È la tua vendetta. Per averti deluso. Non è la mia vendetta. È il mio castigo. No, raga, no, no, no. No. Raga. No, 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 che pezzi di merda! Ti fanno pure decidere! Mi dispiace, raga, ma io non penso che lo ucciderò. Cioè, io no. Non ce la faccio, anche se comunque lui, nonostante l'amore che provi per Jin, ha deciso comunque di seguire gli ordini dello Shogun e di prendere la sua vita. Ma io non ce la faccio, raga. No. Credo che non ci sarò tanto a pensare, io non ce la posso fare. Io non lo voglio uccidere.
No, non ce la faccio. Non ce la faccio, raga. Io non ho onore. Ma non ucciderò la mia famiglia. Lo spettro verrà cacciato per il resto dei suoi giorni. Lo so. Indescrivibile. Indescrivibile. Davvero. Allora, ragazzi. Che cosa posso dire? Credo ci sia davvero ben poco da dire. Allora, considerando, ragazzi, che ovviamente io ho seguito soltanto le missioni principali, quindi non ho visto il vero potenziale di questo gioco per quanto riguarda le altre possibilità, quindi le missioni secondarie, collezionabili e tutto il resto, quindi sicuramente questo gioco è anche più, molto più di quello che già ritengo in questo momento, avendo seguito soltanto la storia principale. Che dire, ragazzi, sono felicissima di averlo giocato, felicissima di averlo potuto condividere con voi. Che c'è, amore? Anche Robby vuole dire la sua, giustamente. Sono stata felicissima di poterlo condividere con voi, per quanto comunque mi abbia rattristato parecchio il fatto, ragazzi, che questa serie sia stata così poco seguita. Perché in effetti è stata molto poco seguita, meno di quanto pensassi sinceramente, sapendo appunto comunque il successo che questo gioco ha avuto, perché dalle cose che ho sempre sentito dire, ragazzi, questo gioco ha avuto davvero tanto successo, cioè è stato considerato da chiunque l'abbia giocato un giocone con la G maiuscola, per cui sinceramente non riesco a capire l'insuccesso tra virgolette che ha avuto, ragazzi, questa serie che è stata seguita appunto così poco. Ma di questo mi interessa relativamente. Nonostante vedessi, ragazzi, fosse poco seguita, ho deciso comunque di continuarla, anche perché, a parte, ragazzi, che avete sempre lasciato comunque like che richiedevo appunto per continuarla, ma mettendo queste cose da parte ho voluto comunque a prescindere continuarla, perché appunto non mi volevo precludere la possibilità, ragazzi, di vivere una storia così bella, perché in effetti è una storia davvero tanto, tanto bella, ragazzi. Perché comunque, nonostante in effetti, ragazzi, di cutscene non ce ne siano poi tante in effetti in questo gioco, quindi ti fanno vivere non davvero a fondo magari certi rapporti eccetera eccetera, perché alla fine i rapporti, ragazzi, che vediamo costruirsi li vediamo soltanto attraverso dei dialoghi, no? Però nonostante questo, comunque la profondità che riesce a trasmettere è veramente tanta, e questa cosa mi stupisce, perché pensavo appunto, no, ci sono sti dialoghi, non ci sono tante cutscene, però nonostante tutto, ragazzi, mi ha trasmesso delle emozioni veramente uniche. Cioè,
nonostante la, appunto, storia, per esempio, di Lord Shimura e di Jin, del loro rapporto, non sia stato sviscerato in effetti poi chissà quanto. È questo che vi dicevo poco fa, perché sì, ci hanno fatto vedere qualche flashback, ci hanno fatto vedere che comunque in effetti suo zio tenesse davvero a lui, però non chissà quante volte. Ma nonostante questo, io ho percepito, ragazzi, in ogni momento la profondità dei rapporti fra i personaggi. E quindi quanta emozione ci fosse dietro a tutto questo. E infatti, ragazzi, sono visti i risultati. Cioè, alla fine per me è stata straziante. Cioè, davvero straziante. Quindi significa, ragazzi, che è stato fatto un gran... Vero, Rabin? È stato fatto un gran bel lavoro su questo gioco. Adesso vi ripeto, ragazzi, non posso esprimere pareri per quanto riguarda missioni secondarie, la vastità del mondo, i dettagli. Anche se, in effetti, però, per quanto riguarda le secondarie, eccetera, i collezionabili, sono sicura, ragazzi, che questo gioco valga davvero la pena essere sviscerato fino in fondo. Io, infatti, credo che forse, se dovessi avere tempo, ragazzi, per conto mio, credo che magari mi ci rimetterò per esplorare un pochettino di più, darmi la possibilità comunque di vivere sicuramente di più questo mondo. Quindi io credo di aver detto tutto, ragazzi, fondamentalmente. Sapete quanto per me comunque sia importante, principalmente, ragazzi, la storia, la profondità della storia, delle emozioni e la caratterizzazione dei personaggi. E questo gioco ha tutto in regola da questo punto di vista, ragazzi. Mi è piaciuto davvero tantissimo, a parte che l'ambientazione, a me, ve l'ho detto sempre, ragazzi, piace già a prescindere, perché comunque il Giappone è un paese che mi ha sempre affascinato e mi affascina sempre tantissimo tuttora. E anche questo concetto di che hanno loro di samurai, che hanno sempre avuto comunque questo concetto dell'onore, di credere in questo codice, cioè comunque ti fa intendere davvero fino in fondo quanto fosse importante questo per i samurai, disposti, ragazzi, pur di seguire il codice, di credere in questo codice, a fare qualsiasi cosa. Cioè Lord Shimura, ragazzi, alla fine, pur di non tradire il proprio codice e di non tradire le aspettative di chi è più in alto di lui, è stato disposto anche ad uccidere quello che considerava suo figlio. Cioè, quindi ti fa veramente entrare anche nell'ottica di quello che era la mentalità dell'epoca, di questi guerrieri soprattutto. Quindi, cioè, ragazzi, lavoro egregio, veramente egregio. Sicuramente porterò nel cuore questo gioco, perché mi ha trasmesso davvero tantissimo. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, quindi aspetto tecnico e tutto il resto, che dire? Credo che ci sia poco da dire, perché comunque graficamente, ragazzi, questo gioco è bellissimo. Adesso io ho giocato la versione PS4 su PS5, quindi è probabile che la versione PS5 sia anche un pochettino più bella, forse a livello di resa, ma comunque già, ragazzi, la versione PS4 direi che rende tantissimo, perché è tutto bellissimo da vedere in questo gioco, assolutamente. Per non parlare, tra l'altro, appunto, a volte dei dettagli, perché se entri tipo nelle case, nelle robe, cioè tutto, ragazzi, studiato veramente ad hoc, anche per quanto riguarda l'aspetto magari dei guerrieri, le armature, cioè, regà, che ci sta da di? Assolutamente nulla, nulla, nulla. Per quanto riguarda la giocabilità, quindi sicuramente il gioco comunque ha tanta longevità, da tanta possibilità di comunque continuarlo nonostante tutto, e quindi di amarlo ancora di più profondamente. Per quanto riguarda il sonoro, ragazzi, cioè, le musiche, quando ci sono, sono qualcosa di... wow, assolutamente, di un coinvolgimento unico. E quindi, cioè, ragazzi, non do più voti, perché sapete che non do più voti ai giochi. Non mi piace dare numeri, cioè non mi piace considerare un gioco con un numero, sinceramente. Io credo di aver detto davvero tutto quello che pensavo di questo gioco, e spero di avervi fatto capire quanto in effetti questo videogame mi abbia trasmesso, ragazzi. Spero davvero di cuore che sia successo lo stesso anche a voi, in caso non lo aveste già giocato, l'aveste visto qui per la prima volta. Sono giochi, ragazzi, che vanno giocati, che vanno vissuti, come mi piace sempre dire. Ok, ragazzi, allora io penso di aver saltato i titoli di coda, volevo vedere... ok, dove siamo qui? Oh, Gesù. E che armatura abbiamo, tra l'altro? No, volevo vedere... insomma, in caso ci fossero cutscene alla fine dei titoli di coda, ma sembrerebbe di no, ragazzi. Quindi
Attualmente, ovviamente, ragazzi, non abbiamo più obiettivi principali, ma ci sono tutti gli obiettivi secondari. Volevo vedere un attimino questa armatura. Cioè, che armatura è? Armatura dello spettro. Ah, ok, gli ha cambiato semplicemente il colore. Ok, ok, sì, si otteneva, mi sa, con l'ultima missione. Va benissimo, ragazzi. Allora, che dire? Ovviamente questo episodio è durato tanto di più, ragazzi, ma ne valeva la pena finirlo oggi tutto insieme, perché spezzarci, insomma, sul finale sarebbe stato, secondo me, controproducente. Quindi è andato bene così e sono contenta di aver portato questa serie, come vi dicevo poco fa. Quindi, ragazzi, vi rinnovo l'invito che vi ho fatto a inizio video, visto che si tratta del finale, ragazzi, e visto che si tratta di questo finale, mi raccomando, vediamo di riuscire a raggiungere e superare almeno i 50 like. Direi che se li merita assolutamente tutti. Quindi, che dire, ragazzi, come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video e questa serie terminano qui. Io ringrazio comunque chiunque davvero abbia deciso di seguirla e l'abbia sempre sostenuta. Io vi mando un bacione gigante e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!